Oggi mi trovo a Genova. Il professor Bassetti, rinomato virologo, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e professore dell'Università di Genova, che tutti noi abbiamo avuto il piacere di conoscere in questi ultimi due anni grazie al suo enorme contributo in tema Covid, ha deciso di affidare i lavori della sua nuova casa proprio a Facile Ristrutturare. I lavori di ristrutturazione dell'appartamento che ha acquistato come investimento personale sono cominciati da qualche settimana. I lavori sono molto impegnativi e prevedono una totale ridistribuzione degli spazi interni. La casa si trova proprio a due passi dal mare, immersa nei bellissimi e caratteristici vicoli del centro storico. La squadra, coordinata dall'architetto Gabriele II, è già all'opera. Venite, vi faccio vedere. Matteo, buongiorno. Buongiorno a te, come stai? Bene, molto bene. Sei contento di essere un po' a Genova? Sì, ma soprattutto per la focaccia. Bravo. Mi fai vedere qualcosa della casa? Certo, non vedevo l'ora. Vai, prego. Eccolo. Ciao Gabriele, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Grazie di essere sempre qui a occuparti della casa. È un piacere. Ciao Gabri. Albi, ciao, ciao, tutto bene? Tutto bene, perfetto. Grazie. Uno dei punti di forza di Facile Ristrutturare è proprio questo, il chiavi in mano. L'architetto incaricato segue il cliente passo passo, dal sopralluogo alla consegna, passando per tutte le fasi della ristrutturazione. È per quello che vi ho scelto, perché come sai io mi lavoro ho molto poco tempo e soprattutto per la qualità che offrite. Però Gabri, penso ci siano molte novità da vedere. Ci fai da cicerone? Molto volentieri, ci sono tante cose che vorrei vedere con voi oggi. Andiamo insieme, mi accompagnate? Sì, prego. State attenti ai calcinacci. Allora, come si può vedere, ho studiato la piantina, in realtà poi mi sono sentito anche con Gabriele, i lavori per allargare il bagno sono già cominciati, come si può vedere da questo tramezzo. In effetti il bagno era proprio piccolo. E era piccolino, sì. Infatti questo spazio, il vecchio cucinotto, verrà spostato nel soggiorno. E su questa parete invece cosa succede? Allora, alle spalle di questa parete ci sarà un ripostiglio, verrà creato quindi un ripostiglio che fa sempre comodo in casa e la partenza della scala che porterà al piano soppalco. Bravo, sei sul pezzo, mi piace. In questo punto invece ci sarà la porta che unirà la zona giorno alla zona notte. La camera da letto però sarà poi divisa rispetto al nostro ripostiglio con una parete che ne crea un isolamento. Beh, mi pare che sia opportuno parlare di isolamento, visto quello che è successo negli ultimi due anni, dove l'isolamento è stato molto importante. Proprio per questo motivo, io vivo da solo, quindi mi autoisolo e non ho problemi. Però sarebbe interessante capire, quindi non solo con il Covid, ma anche per le malattie infettive, come si può coesistere all'interno della stessa abitazione quando ci sono più inquilini. Mi pare un'ottima idea, guarda, penso che potremmo per esempio organizzare una live in cui parliamo di questo argomento e di tante altre cose che servono evidentemente nella vita domestica. Ottimo, così rispondiamo alle domande di chi vuole saperne di più. Assolutamente, e si fa cultura anche nelle malattie infettive, che è molto importante dopo quello che è capitato. Assolutamente sì. Grazie Alberto. Anche se credo che Gabriele sia assolutamente sul pezzo e che la squadra di Facile Ristrutturare stia lavorando bene e velocemente. Guarda, sei in ottime mani, soprattutto con Gabriele. Non avevo il minimo dubbio. Io mi fermo qui con Gabriele un attimo, guardiamo qualche tocco di stile che dobbiamo inserire proprio per te, così troverai delle sorprese la prossima volta. Io invece vi saluto, torno in ospedale, tanto so di essere in ottime mani. Allora ti saluto. Grazie. Ciao, ciao. Grazie Matteo. Grazie, ciao.